Allora, noi diciamo che sin dalle prime ore abbiamo subito e immediatamente attivato il PEIMAF. Il PEIMAF è il piano di emergenza per massiccio afflusso di feriti, che chiaramente, come abbiamo potuto vedere, non abbiamo avuto questo massiccio, sfortunatamente questo massiccio afflusso di feriti, abbiamo avuto, al di là di pochi numeri, solo 4 feriti, di cui uno grave che abbiamo trasferito per politrauma a Cardarelli, altri erano ferite lievi. Quindi accanto a questo la nostra attività in questa fase assistenziale è stata soprattutto quella di riconoscere le vittime che sono state trasportate presso il nostro nosocomio. Accanto a questo però l'attività massiccia che abbiamo svolto sul territorio è quella del 118, abbiamo rafforzato molto la struttura del 118, per cui abbiamo raddoppiato, in alcuni casi triplicato, la presenza sia di ambulanze che di personale, per cui siamo stati anche nelle condizioni di poter garantire un'assistenza domiciliare laddove ce ne fosse stato bisogno. Per quanto riguarda questo tipo di attività, adesso abbiamo un attimo abbassato il livello e abbiamo un'organizzazione a fisarmonica, per cui laddove ci dovessero essere delle esigenze siamo pronti a ritornare sul pezzo e ripartire con questo tipo di attività. Fermo restando quello che diceva Sua Eccellenza, noi abbiamo ripristinato quella che è un'attività che avevamo già consolidato in epoca Covid, dove avevamo in qualche modo supportato la popolazione con un'attività psicologica e in presenza adesso, all'epoca in call, continuando a farla anche in call e con WhatsApp, garantendo con il nostro personale di psicologi e della salute mentale, garantendo questo tipo di attività. Ci accingiamo anche a farlo presso le scuole, perché naturalmente crediamo che ci sia bisogno di questo supporto psicologico soprattutto sulle scuole, al di là delle famiglie che sono state toccate da questo evento, e quindi chiaramente lavoreremo rispetto anche alle richieste che ci dovessero arrivare da parte degli istituti scolastici.